Grazie, sul prodotto Made in Italy, grazie al mio staff, tutte quelle persone che mi seguono per queste cose qui, abbiamo raggiunto un grande risultato, bellissimo risultato, che è la vittoria. Allora, prima di tornare da lei, ovviamente ne parliamo qui in studio, perché anche vincere un campionato di questo tipo, dove partecipano, mi pare, 500 partecipanti, sì. Quindi insomma sono tantissimi, vero? È stata una kermesse importante, perché 500 partecipanti, infatti complimenti al vincitore, perché comunque ha primeggiato su così tanti concorrenti, una trentina di nazioni partecipanti, quindi non solo italiani, ma Stati Uniti, Brasile, Giappone, Cina, Australia, quindi la pizza è veramente internazionale, però alla fine la vittoria è italiana, con prodotti del territorio, prodotti di qualità e molta capacità di fare un prodotto buono. Un prodotto buono. Sì. A proposito della pizza, vediamo, come lei diceva, un prodotto antico, un prodotto che ha una grande tradizione, vediamo con Monicelli, ha dedicato qualcosa alla pizza, vediamo un po' insieme. Economicissima, nutrientissima, assolutamente priva di tossicità. Lei può mangiare 10 pizze e resta così, indenne, perfino da un gonfiore di stomaco. La pizza può diventare un calzone, cioè può piegarsi intorno a un ripieno, diventa una pietanza opima, ricca, può restare poverissima. Le ripeto, basta un filo d'olio, addirittura una cucchiaiata di strutto, una foglia di basilico, una spruzzatina di sale, e lei se la mangia. Amore, tutte le sole, pizze, amore, tutte le sole, pizze, amore, tutte le sa. Sole, pizze, amore, tutte le sole, pizze, amore, tutte le sole, pizze, amore, tutte le sa. Caro Bob, come sta la vecchia Londra con lo smog? Sempre meravigliose queste immagini che ci portano indietro nel tempo, però sono sempre, è vero, Franco, Alessio, ma lei si sente responsabile di una grande tradizione così, Alessio, sa che sta imparando un mestiere molto, molto bello. Sì, oggi trovare un lavoro è molto difficile, quindi voglio imparare il pizzaiolo perché è ricercato in tutto il mondo. E come dicevamo prima, oggi mancano 6.000 pizzaioli, quando finisce a fine maggio usciranno altri 15 aspiranti pizzaioli. Teneteci presente che noi vogliamo intraprendere il mondo lavorativo. Certo, lei è già in grado comunque di fare pizza, insomma, a che livello è lei, Alessio? Sono 4 mesi che sto frequentando questo corso. All'inizio non sapevo nemmeno che significava, sapevo soltanto mangiarmela. Adesso invece non è poco. Giustamente. Non è poco. E invece adesso faccio l'impasto, stendo la pizza in forno, porto a tavola, faccio un po' di tutto. Beh, allora Franco, è completo questo pizzaiolo, possiamo già definirlo così? Sì, perché avendo la disponibilità di 15 baldi giovani, noi li articoliamo, facciamo 5, 5 e 5. 5 stanno in sala, 5 stanno al banco delle pizze, 5 stanno al forno, al taglio delle pizze e alla distribuzione delle bibite. Però io voglio dire una cosa, dottoressa, io mi auguro che ci siano il coraggio degli imprenditori coraggiosi, diciamo così, come l'abbiamo avuto noi la fortuna di trovare il team dei fratelli La Bufala. Penso che non solo loro ci supportano in tutto, ma danno quello che è importante, finalità al progetto. Il che significa che a fine maggio, quando i ragazzi prenderanno un attestato, un diplomino, qualcuno di loro verrà inserito nel proprio staff. Ma questo noi ce l'auguriamo perché i giovani devono lavorare, è importantissimo. Certo. Poi per i 6.000 pizzaioli. Siamo appunto, 15 a fine maggio, ne abbiamo 15 aspiranti, 5.985. Noi ci siamo.
giustamente diceva il vicepresidente della FIPE, dice ne mancano 5.985, quindi insomma ce la faremo a collocarne 15. E tenga presente che il prossimo corso già siamo pieni con i ragazzi. Immagino, torno da voi, ma voglio andare da Leone Coppola, perché con lui voglio commentare quello che abbiamo visto, quel bel filmato antico di Monicelli, no? Dove diceva la pizza è veramente digeribile, è un, diciamo, un pasto così delicato, eccetera. Però molto importante è la cottura. Lei per vincere, che cosa ha fatto? Guarda, io avevo un forno a temperatura giusta. Ecco, era la temperatura giusta che mi fa pensare. È una temperatura perfetta proprio per la cottura della pizza, che era curato nei minimi particolari, quindi il caldo era giusto per la cottura dell'esecuzione della pizza, era perfetto, proprio una cosa bellissima. Come si dice, poi una giornata magica, ecco, questa è stata la nostra... La nostra era, il forno era categoricamente a legna e quindi era proprio in temperatura per la cottura di questa pizza che era... È bella questa gioia fantastica che mette Leone Coppola in questo poi risultato. È bello perché mi volevo allacciare un attimino al discorso di avvicinare i giovani alla pizza. Noi sono 3-4 anni che insegniamo in un istituto alberghiero a Varese, dove cerchiamo di avvicinare i ragazzi al mondo della pizza nel poter intraprendere questo nostro mestiere che è il pizzaiolo, che tantissimi ragazzi si stanno già avvicinando a questo per me bellissimo mestiere, quindi anche loro hanno capito che è importante fare il pizzaiolo, quindi noi siamo 3-4 anni che invitiamo i giovani ad avvicinarsi il più possibile a questo mondo che è la pizza, che dà tantissima soddisfazione, come l'hai data a me, lo possono dare anche a loro, quindi invito tutti soprattutto a partecipare al campionato mondiale, che è un ringraziamento all'organizzazione che è stato bellissimo e però ti dà un'immagine sia per la crescita professionale e mettersi a confronto con i colleghi pizzaioli, perché si è veramente tanti amici, che si mettono a confronto chi fa la pizza più buona. Però si portano a casa anche tantissime belle novità, esperienze belle, cioè da poter proporre a casa, ecco, queste cose qua. Quindi è una cosa Quanti eravate? Quasi 500? 500 partecipanti, però come si dice è stata proprio una grande famiglia. Da invito tutto il mondo, tutti, vero Leone? Tutto il mondo, infatti invito tutti comunque a partecipare a questo modo di confrontarsi, ma serve a crescere professionalmente, che è importante, molto importante, che... poi arriva la vittoria, è una cosa bellissima. E anche se non arriva la vittoria, l'importante è partecipare. È importante, no? Perché si cresce professionalmente, si può fare a casa novità, modi di conoscere. Ecco, voleva intervenire un attimo Aldo Cursano. Perché quello che mi viene proprio, noi a Firenze abbiamo coniato uno slogan per rappresentare questo grande patrimonio, cioè la pizza è il sole d'Italia. E questo veramente lo vedo, guarda insomma, Coppola come esprime la gioia, il piacere, ma soprattutto quell'associazione, cioè la pizza che dà gioia, che dà piacere, che dà identità, che aggrega, quindi è un valore, come posso dire, anche sociale, quindi l'auspicio è anche in questa occasione veramente di nobilitare questo mestiere, perché i nostri giovani vogliono fare tutti, gli chef, i sommelier, i maître, perché non abbiamo dato abbastanza valore a queste emozioni, quindi secondo me una spinta... Posso garantire che... Noi ci stiamo provando però stamattina. Assolutamente, diamo atto. E vogliamo tornare, quindi non vogliamo perdere questo clima che si è creato, alla nostra posteggia napoletana, perché vogliamo sentire qualcosa da Claudio, Diana e Massimiliano. Che ci fate sentire? Sì, ma preceduto da Massimo Troisi, che con la sua intelligenza malinconica parla proprio degli stereotipi di Napoli. Solitamente si immagina Napoli come pizza e mandolino, insomma, che quello, a volte gli stereotipi sono anche un po' costrittivi di quella che è una realtà complessissima di una città meravigliosa come Napoli. È vero, che conosciamo tutti e che l'amiamo però, che amiamo è tanto. Molto, è vero, è vero. E legato a questo spettacolo poi ci sarà un CD e ci ha fatto veramente piacere avere con noi moltissimi ospiti prestigiosi che hanno, come noi, creduto nel recupero di questa tradizione, come dicevano giustamente gli amici, a volte troppo poco valutata, perché non è mai abbastanza valutata. Lei ha nominato Diana Troisi, che poi noi abbiamo una chicca da farvi vedere, da farvi sentire. Adesso però sentiamo... Questo è proprio il video che precedeva poi il brano. È bellissimo, noi ci chiuderemo questo spazio. Perfetto, adesso con voi, sentiamo. Grazie.